Amici sportivi, buonasera a tutti e benvenuti al Pala Quaresima di Cingoli, dove si sta giocando l'ottava giornata di Serie A Beretta femminile. La partita è tra la Santarelli Cingoli e la Cassa Rurale Pontinia. Diamo subito lettura delle due formazioni. Cingoli che scende in campo con il numero 14 Chiara Bartolucci, numero 3 Sara Bartolucci, numero 16 Ilenia Battenti, numero 4 Eva Cappelli, numero 6 Chiara Ciottaglia, numero 18 Francesca Cristalli, numero 1 Margherita Danti, numero 5 Fatima Faris, numero 7 Cristina Lenardon, numero 20 Caterina Mariniello, numero 11 Francesca Piattella e numero 8 Roberta Velieri, allenatore José Nicolás Anala, vice Sergio Palazzi. Pontinia risponde con il numero 55 Barbosu, numero 32 Bassanese, numero 11 Bellu, numero 17 Bernabei, numero 12 Bordon, numero 10 Conte, numero 9 Di Prisco, numero 1 Franceschini, numero 33 Galletti, numero 3 Gottardo, numero 2 Guidi, numero 7 Milkovic, numero 8 Podda, numero 96 Put, numero 29 Rueda e numero 6 Squiziato. Allenatore Giovanni Nasta, vice Ciro Iengo. Arbitrano l'incontro i signori Passeri e Rinaldi della sezione di Pescara. Una partita importante per la Santarelli Cingoli, che viene da una sconfitta con un grande scarto di 35-26, mentre le laziali sono reduci da 3 vittorie consecutive, da 4 risultati utili consecutivi. Siamo qui con Mirko Mazzieri oggi. Ciao Mirko. Buon pomeriggio a tutti dal Pala Quaresima. Sì, un incontro che si preannuncia molto difficile per le locali, che devono rinunciare anche oggi a Sofia Gibolloni e Jessica Torelli, ancora alle prese con l'infortunio riportato 10 giorni fa nella gara interna contro la gara interna vittoriosa contro il Cellini Padova. Chiaramente le laziali stanno adesso, come si dice, ingranando e hanno un potenziale molto molto alto. Sarà una delle squadre protagoniste di questo campionato, quindi impegno molto proibitivo, e quindi staremo a vedere oggi cosa succede qui al Pala Quaresima. Ridò la linea a te, Giacomo, per la telecronaca. Grazie Mirko. Intanto tra pochi secondi è cominciata la partita con il primo possesso delle laziali in maglia giallo-blu, mentre Santarelli Cingoli che scende in campo con la maglia nera. Arriva anche il primo gol della numero 96 ospite, ovvero Put, che porta Pontinia in vantaggio. Risponde subito la Santarelli con Sara Bartolucci. Velieri, Bartolucci, dall'altra parte c'è Chiara Ciattaglia, torna in mezzo dove c'è Sara Bartolucci, ancora per Velieri. Ciattaglia, Bartolucci verso Velieri, ancora per Bartolucci. Passaggio per Velieri, lascia Ciattaglia, Ciattaglia lascia ancora Sara Bartolucci. Ciattaglia, dall'altra parte c'è Velieri, prova a smarcarsi, vede Francesca Sistalli, deve tornare indietro. Ciattaglia il tiro, il palo di Chiara Ciattaglia. Bella azione colare della Santarelli, ma c'è stato il palo a negare la gioia del gol a Chiara. Risponde subito la squadra ospite con Bernabei, che mette la palla in gol. 2-0 del Pontinia dopo un minuto e mezzo di gioco. Non ha perdonato la squadra ospite, che dopo il palo di Chiara Ciattaglia ha punito la porta di Ilenia Battenti. Ci prova Cingoli con questo tiro di Sara Bartolucci, che finisce però fuori. Allora può ripartire subito con Put. Put lascia Bassanese. C'è il fallo della numero 32. Della numero 32. Allora riparte la Santarelli con Sara Bartolucci verso Chiara Ciattaglia. Ritorna in mezzo da Sara Bartolucci. Velieri, Bartolucci, dall'altra parte c'è Ciattaglia. Sara Bartolucci torna da Velieri. Mariniello si riappoggia a Velieri, Velieri trova Ciattaglia, Ciattaglia ancora per Sara Bartolucci, ancora Ciattaglia. Velieri prova a smarcarsi, la lascia Ciattaglia, questa volta prova per Sara Bartolucci, il primo gol della Santarelli
a firma Sara Bartolucci, 2-1 per la squadra sempre ospite in vantaggio bassanese. Put Bernabei, put ancora Bernabei, scambio vivace della squadra laziale. Bassanese prova il tiro ed è il gol, 3-1 con la panchina dei Cingoli, però ha reclamato un passi. Bassanese segna il 3-1. Gran gol, intanto riprendo la linea, gran gol adesso di Chiara Ciattaglia che accorcia 3-2 Pontinia, che adesso perde una palla in attacco, il contropiede però sprecato da Velieri e palla ancora al Pontinia, 3-2 per gli ospiti a te Giacomo. Eccoci ritornati con Bernabei, Barbosu, ancora Barbosu, Bernabei, Barbosu si riappoggia a Put, ancora Bernabei in mezzo, Put, Bernabei torna in mezzo, il palleggio si ritrova da sola e riesce a segnare il quarto gol del Pontinio, gol di Bernabei, secondo personale per lei in questa partita nei primi 5 minuti di gioco. Velieri verso Sara Bartolucci, la grande parata della numero 12 Bordon che nega la gioia del gol, sì. A Sara Bartolucci, qualche difficoltà del Cingoli si vede, si è visto subito già dalle prime battute, perché la differenza fisica tra le due squadre è notevole, quindi con la difesa schierata del Pontinia Cingoli fa molta difficoltà in attacco a portare le sue conclusioni, quindi dopo 5 minuti 4-2 per gli ospiti che giocano ancora l'ennesima palla in attacco. A te Giacomo. Qui c'è il fallo della numero 6, sulla numero 6 squiziato, si riparte con i 9 metri in favore del Pontinia. Bernabei, Barbosu, il tiro di Put, ma la parata di Battenti che risponde, ancora però palla a Bassanese, si smarca, prova il tiro, questa volta riesce ad andare in gol, secondo gol personale per Bassanese, 2-5. Sì, due le reti di Alessandra Bassanese dall'ala, poi due le marcature della italo-argentina Bernabei e una rete per la rumena Put per il Pontinia fino a questo momento. Santarelli che adesso è in avanti con Sara Bartolucci, Ciattaglia torna da Sara Bartolucci, passaggio per Velieri, il tiro, il gran gol di Roberta Velieri, accorcia la Santarelli, 5-3. Bellissimo questo gol dalla distanza di Roberta Velieri. Riparte così la squadra ospite, Barbosu verso Put, Put lascia Bassanese, con calma il Pontinia, Barbosu, Bernabei, ancora verso Barbosu, torna da Put, ancora per Barbosu, manovra ragionata direi del Pontinia, Barbosu, Bernabei verso Put, prova per Bassanese, però non si sono capite lo schema e quindi la palla finisce sul fondo, può riprendere i battenti per Sara Bartolucci, supera la metà campo dove c'è Ciattaglia, ancora Sara Bartolucci, dall'altra parte c'è Velieri, ancora Bartolucci verso Ciattaglia, Ciattaglia lascia a Lenardon, una delle prime palle toccate per lei in questa gara, fallo Lenardon verso Ciattaglia, Sara Bartolucci, Roberta Velieri, prova per Mariniello ma attenta la difesa laziale, allora riparte Podda, Podda prova a farsi la fascia, il tiro ma c'è un'invasione e quindi si riparte con la palla per la Santarelli, attenti verso Sara Bartolucci, trova Ciattaglia, ottavo minuto di gioco, Santarelli Cingoli 3, Pontinia 5, Ciattaglia verso Bartolucci, vede Velieri, Velieri torna indietro da Sara Bartolucci,
passaggio con Luluk, poi Ciattaia prova il tiro ma la palla finisce alta. Riparte subito il Pontinia. Bernabei la lascia a Put, finta di tiro, poi il tiro all'improvviso, Put mette dentro il 6-3. Avanti la Santarelli con Sara Bartolucci per Ciattaia, ancora Bartolucci, Bartolucci verso Ciattaia, la lascia Roberta Velieri che si smarca bene il tiro e viene atterrata. Cartellino giallo per numero 29 Rueda. 9 metri per la Santarelli. Sì, bello questo tentativo di penetrazione della Velieri che è stata poi fermata con una irregolarmente. Adesso Lenardon dall'ala che si è liberata di Luisella Podda, è andata a realizzare la quarta rete per il Cingoli. Dall'altra parte aveva segnato la squadra ospite, ma c'è stato l'annullamento da parte degli arbitri. Quindi si riparte ancora con la Santarelli, Cingoli in possesso palla con Velieri. Bartolucci per Ciattaglia, ancora Sara Bartolucci, cambia gioco dove c'è Roberta Velieri, ancora Sara Bartolucci, la lascia a Mariniello, Mariniello per Velieri, la panchina cerca di distrarre la squadra cingolana, ancora Velieri che prova il tiro, murata, però c'è un fallo del Pontinia, ammonita la numero 96 Put. Sì, comunque il Cingoli adesso si è fatto più intraprendente, soprattutto in attacco, cerca la conclusione magari sfruttando il momento in cui la difesa del Pontinia non è schierata perfettamente, cercando di trovare le conclusioni migliori. Ancora il Cingoli in attacco con Chiara Ciattaglia, Velieri, adesso ancora Sara Bartolucci. C'è il fallo del Cingoli, palla subito in velocità dove c'è Podda, ma la bella parata di Battenti che nega il gol a Podda, palla e finisce in rimessa laterale in favore del Pontinia. Barbosu torna da Bernabei, Bernabei ancora per Barbosu, Barbosu vede Put, ancora Barbosu verso Bernabei, in mezzo c'è sempre Barbosu, la regista di questa squadra. Bernabei lascia Put, Put prova a smarcarsi, sbaglia il passaggio, può ripartire allora Francesca Cristalli in contropiede, Cristalli da sola, si sbaglia, si intreccia con il pallone, la palla finisce sul fondo, peccato. Si riparte dunque con la squadra. Peccato questo contropiede non andato a buon fine da parte di Cristalli, c'è la possibilità di andare a meno uno per il Cingoli, adesso ancora ma recupera ancora palla il Cingoli in difesa. Ciattaia, a te Giacomo. Verso Mariniello, Bartolucci, Ciattaia per Lenardon, Lenardon lascia Ciattaia, Ciattaia per Mariniello, il gol, accorcia la Santarelli al 12° di gara. Bella combinazione del Cingoli in attacco, palla smarcante al pivot Mariniello che ha realizzato la sua prima rete. Riparte il Pontinia, Massanese, Barbosu, time out chiamato da mister del Pontinia. Santarelli Cingoli 5, Pontinia 6. Mirko, cosa ci dici di questi primi 12 minuti? Ma un inizio un po' in sordina del Cingoli, poi invece aggiustate un po' le posizioni e il Cingoli si è fatta molto più intraprendente, soprattutto in attacco, e ha sorpreso con giocate veloci la difesa del Pontinia, quindi adesso Cingoli che è rientrata in partita dopo 12 minuti circa si è portata a meno uno. Vedremo se le ragazze locali resisteranno, diciamo, tenendo questo ritmo fino alla fine. Comunque fino a questo momento buon approccio di gara per le ragazze di Analla.
Qual è adesso il conto dei gol segnati? Ma per le 6 reti realizzate dal Pontini abbiamo 2 reti di Alessandra Bassanese e 2 dell'Italo argentina Nicole Bernabei e 2 le reti della rumena Put. Nelle file del Cingoli, una rete a testa per Sara Bartolucci, Chiara Ciattaglia, Cristina Lenardon e Caterina Mariniello e Roberta Velieri. 5 quindi le reti del Cingoli e 5 le marcatrici, mentre nelle file del Pontini abbiamo 3 giocatrici con 2 reti a testa. Continua il gioco del Pontigna con Barboso verso numero 96, Put, ancora Barboso, Put, Bernabei, Put, Barboso, tornata Bernabei, ancora per Barboso, bella prestazione del Pontigna, Bernabei sbaglia però il tiro, la palla dal palo ritorna in campo, Bernabei, Barboso, verso Put, brava Cristalli a intervenire, Bernabei, Barboso, Put, prova il tiro, il gol della Put, 5-7, gran gol di Put. Eh sì, la Put ha realizzato la sua terza rete, se la si lascia tirare anche dai 9 metri è difficile poi per il portiere della Santarelli intervenire, quindi bisognerà fare più attenzione su questa giocatrice. Tanto il Pontinia si riporta più 2, 7-5 dopo 13 minuti di gioco. Velieri verso Cristalli da sola, il tiro, il palo, ma c'è Lenardon che ne approfitta, è un altro palo. Che sfortuna per la Santarelli Cingoli con un gol mancato prima da Cristalli e poi da Lenardon. Peccato perché poteva essere ancora il meno 1. La partita comunque molto equilibrata in queste prime fasi, nonostante il pronostico poteva dire di una partita a senso unico, date le posizioni di classifica da entrambe le squadre, invece c'è una bella partita molto equilibrata. Barboso si smarca bene, riesce a segnare il gol numero 8 per la squadra ospite, mentre viene allontanata per 2 minuti Roberta Velieri, onestamente non abbiamo capito per cosa. Qualche problema al tavolo dei cronometristi, ci sarà da rettificare di qualche secondo il tempo. Tanto il Pontinia con la rete di Barboso si è portata sul più 3, Barboso che va a scrivere il proprio nome anche lei sul tabellino dei marcatori. Barboso scuola Cassano insieme a Bassanese, le due giocatrici che hanno militato per diversi anni con la squadra del Cassano Magnago. Ancora non risolti i problemi al tavolo, vediamo ancora gli arbitri a colloquio con i cronometristi. Ci sono i 2 minuti per il forse. Si riprende 2 minuti per Roberta Velieri che si è accomodata in panchina, quindi Cingoli in inferiorità numerica. Possesso della Santarelli con Ciattaglia verso Bartolucci per Cristalli. Cristalli torna a Sara Bartolucci, ancora per Ciattaglia, Ciattaglia per Lenardon che prova il tiro, il gran gol di Cristina Lenardon che segna il 6-8. Qui c'è un fallo da parte della Santarelli, quindi si riparte con il 9 metri per... Anzi, il gol non è stato assegnato, non capisco perché l'arbitro non abbia... No, non è stato assegnato il gol, forse è stato dato un fallo. Invece c'è il gol di... La rete ci sembra l'ultima realizzata dal Pontina, il numero 17 Bernabei. La
Santarelli continua avanti con Bartolucci verso Ciattaglia. Lenardon il tiro, questa volta è buono, 6-9. Accorcia sul meno 3. Sì, è stato corretto il punteggio, era valido anche il precedente gol della Lenardon, che quindi sale a quota 3 nelle reti personali e riporta il Cingoli a meno 2, 9-7 dopo 15 minuti e 30 di gioco qui al Palaquaresima. Ora c'è il possesso della Pontinia. Barbosu, finta di tiro, il passaggio per Bernabei verso Podda però si deve accentrare. Bernabei si torna da Barbosu, sbatte male il pallone, allora può recuperarlo a Santarelli con Ciattaglia. Sarà Bartolucci, ancora Ciattaglia, Mariniello, Velieri, Bartolucci, Ciattaglia ancora per Lenardon, Ciattaglia, Bartolucci, Velieri. Viene fermato il tempo, vediamo cosa è successo. Ancora qualche problema, il commissario ha richiamato l'attenzione dei direttori di gara, non ne conosciamo il motivo. La panchina del Cingoli, adesso della Santarelli, è a colloquio con il commissario. Quindi tutto chiarito, nulla di rilevante ai fini del gioco, quindi si riprende con la Santarelli Cingoli in attacco, adesso è rientrata anche Roberta Velieri, quindi Cingoli ristabilita la parità numerica. Velieri, passaggio per Sara Bartolucci, è afferrata dalla numero 17 che viene giustamente mandata in panchina per il 2 minuti. Due minuti al numero 29, Anna Paola Rueda, l'altra italo-argentina che ha fatto un fallo in difesa abbastanza rilevante, quindi gli arbitri hanno dato i 2 minuti, adesso Cingoli in superiorità numerica. Ciattaglia prova per Velieri, c'è la rimessa laterale, Faris appena entrata, Velieri per Ciattaglia, Ciattaglia per Sara Bartolucci, passaggio per Mariniello, doppio pivot per la Santarelli, fallo, riparte con 9 metri a Santarelli, da ribattere meglio. Bartolucci, Ciattaglia verso Bartolucci, buona la difesa del Pontinia che è riuscita a fare sbagliare. È uscita la Podda per intercettare la palla e c'è riuscita sulla Sara Bartolucci, la palla è andata in fallo laterale, l'ultimo tocco era stata giocatrice della Santarelli, quindi può ripartire l'attacco del Pontinia. Riparte il Pontinia con la numero 6 squiziato, Bernabei ancora per squiziato, Bernabei cambia da put, ancora per squiziato, la finta di tiro, Cecilia Vera, Bernabei che prova addirittura il tiro ma è atterrata, 9 metri per il Pontinia, va a batterlo Bassanese, squiziato verso Bernabei, ancora per put, Bernabei squiziato, torna da Bernabei, Bernabei per put, put prova a fare tutto da solo e ci riesce, 7-10 per il gol della put, più 3 del Pontinio, della Pontinia, ma la partita è molto equilibrata. Ciattaglia, Sara Bartolucci lascia a Velieri, Velieri ancora per Bartolucci, Ciattaglia, passaggio per Lenardon che si accentra e prova il tiro ma c'è la parata del portiere numero 12 Bordon. Attenzione, qui c'è un intervento dell'arbitro perché c'è stato un piccolo incidente di gioco e Cristina Lenardon ha subito una spinta in aria sull'azione precedente, è caduta a terra battendo la nuca sul parquet, quindi è rimasta un po' stordita, è stato richiesto l'intervento del dottore e quindi gli arbitri giustamente con il colpo in testa hanno ritenuto opportuno interrompere il gioco,
come da regolamento. Adesso Lenardon sicuramente dovrà restare tre attacchi fuori, potrà rientrare solo dopo i tre attacchi del Cingoli. Quindi si riprende adesso 7-10 il punteggio. A te, Giacomo. Possesso del Pontigna con Bassanese, squiziato per Bernabei. Bernabei lascia a Pod, ancora Bernabei. Bernabei per Put. Ora c'è parità numerica tra le due squadre. Put prova il tiro del gol. 7-11, ancora Put a rivedere in rete. Riparte ora la Santarelli. Cristalli per Sara Bartolucci, lascia Ciattaglia, Ciattaglia ancora per Bartolucci, finta il passaggio, torna da Ciattaglia, Ciattaglia per Bartolucci, ancora Ciattaglia. Time out chiamato da mister Niconalla. Santarelli Cingoli 7, Pontigna 11 al 19° di gioco. Sì, dopo il 9-7 c'è stato questo mini break di 2-0 del Pontigna, che quindi si è riportata più 4. Giustamente mister Anala ha subito chiamato un time out per riorganizzare un po' le idee. Ricordiamo Cristina Lenardon deve aspettare il rientro perché è stata soccorsa in campo, quindi è entrata Eva Cappelli, ha optato subito per il doppio pivot Faris e Mariniello, ma ha ritenuto opportuno, dicevamo, Niguanalla chiamare subito un time out per riorganizzare un po' il gioco per questi ultimi 10 minuti del primo tempo, che vede il Pontinia riportarsi a più 4. Adesso finito il time out, si sta per riprendere il gioco. A te, Giacomo. Sì, c'è il possesso adesso ancora della Santarelli. Prima del fischio d'inizio, ancora qualche istante, entra anche in campo Eva Cappelli, il capitano. Riparte la Santarelli, Ciattaglia, Sara Bartolucci, ancora per Ciattaglia, Velieri, Ciattaglia, Faris, Velieri, Velieri per Faris, bella prestazione. Cristalli prova il tiro e riesce a segnare il gol numero 8 per la Santarelli Cingoli. Francesca Cristalli la mette dentro. Santarelli Cingoli 8, Pontigna 11. Riparte la squadra ospite con Bernabei, Put, Barbosu ancora per Put, Bernabei ancora Put, Barbosu, Put, si ritorna da Bernabei, ancora per Put. Palla torna a Bernabei, controllo difficoltoso ma riesce comunque a far giocare la squadra. Bassanese dall'ala, traversa di Bassanese, può ripartire la Santarelli con Ciattaglia. Sì, bello il pallonetto della Bassanese dall'ala, ma la palla ha colpito la traversa, è rientrata in campo. Intanto è entrata Margherita Danti in porta a sostituire Ilenia Battendi, il Cingoli è ancora in attacco. Velieri per Faris, Faris per Ciattaglia, c'è il fallo, sarebbe stato un tiro sicuro, quindi 9 metri per la Santarelli. Faris, Velieri per Ciattaglia, Sara Bartolucci, continua l'azione di disturbo della panchina del Pontigna. Sara Bartolucci, Velieri prova il tiro, il gran gol di Roberta Velieri. Cingoli che torna a meno 2. Bella questa conclusione di Roberta Velieri da fuori, la mancina del Cingoli ha trovato l'angolo basso da destra di Bordone e ha riportato il Cingoli a meno 2. Ora riparte la squadra laziale con Put, Barbosu, Bassanese, bella questa finta, il tiro e c'è Margherita Danti che dice di no. Allora riparte Cingoli, adesso è galvanizzata da questi due gol consecutivi. Cristalli riesce a conquistare palle, a guadagnarsi un bel fallo, 9 metri. Faris subito per Velieri, Ciattaglia, Sara Bartolucci, Ciattaglia va da Velieri, Sara Bartolucci dopo aver ricevuto da Ciattaglia ricambia il favore,
Pelieri, Ciattaglia, Sara Bartolucci, Ciattaglia ancora, Sara Bartolucci prova il tiro, murato dalla retroguardia del Pontinia, palla dal portiere a Podda, brava qui Cappelli d'esperienza a bloccare la numero 8 laziale, Bernabei prova Put, il gol 9-12 in favore di Pontinia, il gol è di Put. Eh sì, peccato, l'azione precedente del Cingoli, sfumato il tentativo di contropiede là che si era sviluppato sulla destra con Velieri e Cristalli, e poi in contropiede il tiro era stata fermata a Luisella Podda, ma nella prosegue dell'azione la Put è andata a realizzare la rete numero 12 che riporta il Pontinia più 3 dopo 22 minuti e mezzo di gioco qui al Pala Quaresima. Adesso dall'ala sbaglia Eva Cappelli e riparte il Pontinia. Riparte Pontinia con Put, fa tutto da sola e gli riesce bene. 13-9, un po' troppo passivo qui l'atteggiamento della Santarelli, che ha lasciato indisturbata tirare la numero 96 Put, ed è più 4 ancora della squadra ospite. Annullato quindi il mini break che si era costruita la Santarelli, che ora deve ricostruire tutto. Faris, Velieri, Sara Bartolucci, torna da Velieri, bel passaggio per Faris, Faris verso Cristalli, fuori. Peccato, un altro attacco sciupato da parte della Santarelli quando siamo arrivati al 24esimo minuto. Peccato, un po' bassa la percentuale dalle ali per il Cingoli, che stanno un pochettino penalizzando la squadra di Anala. E il Pontinia sempre a più 4 a poco più di 6 minuti al termine del primo tempo. Ancora Put, prova a incunearsi, riceve fallo, 9 metri. Podda, Bernabei. Siamo tornati al Pala Quaresima, ci scusiamo se il segnale si è interrotto. Il primo tempo è terminato 11-19 e in favore del Pontinia contro la Santarelli Cingoli, una partita che è stata equilibrata fino al 7-9, poi la squadra fino al 9-11, e poi la squadra ospite è riuscita a prendere il largo e a portarsi a 8 reti di vantaggio. Ora vediamo questo secondo tempo cosa sarà capace di offrirci. Le squadre sono pronte per ripartire. Ricordiamo che per via del DPCM la partita si disputa a porte chiuse. Si riparte con il possesso della Santarelli Cingoli in maglia nera, che attaccherà dalla sinistra verso destra, mentre il Pontinia, Casa Rurale Pontinia, in maglia giallo-blu, che attacca dalla sinistra verso, dalla destra verso sinistra. Siamo subito partiti con Sara Bartolucci verso Velieri, ancora Sara Bartolucci, Ciattaglia, Bartolucci, Velieri, Bartolucci, Mariniello, Velieri, in mezzo c'è Ciattaglia, Ciattaglia si smarca bene, la lascia a Velieri, gran tiro, finta e tiro, gol del 12-19, Roberta Velieri. Inizia bene questo secondo tempo, ci vuole una scossa e Roberta Velieri segna subito il primo gol di questa ripresa. Riparte però pericolosamente il Pontinia, Bernabei, il numero 6 è squiziato, Bernabei, numero 7 Milkovic, entrata in campo, schizzato, prova il tiro da fuori, battenti risponde, ottima parata Mirko, subito un inizio spumeggiante per la Santarelli. Sì, purtroppo c'è stato quei 7-8 minuti finali del primo tempo che hanno caratterizzato un po' il gap che la Santarelli si porta dietro adesso. C'è stato un 6-0 del Pontinia in 7-8 minuti che ha determinato il punteggio attuale, che è 19-12 per le ospiti. Sara Bartolucci si coordina, finta di tiro, passaggio per Mariniello. C'è il fallo del Pontinia, Mariniello subito per Ciattaglia, per Lenardon, si accentra, prova il tiro, fuori.
peccato perché poteva essere una grande occasione. Il portiere che lancia la numero 3, gran lancio di Bordon, ne approfitta la numero 3 Gottardo per segnare il gol del 12-20. Riparte la Santarelli con Velieri, Sara Bartolucci, Ciattaia, Lenardon, ancora per Ciattaia, passaggio per Sara Bartolucci, Velieri, Bartolucci, ancora Velieri, torna da Bartolucci, Bartolucci per Mariniello, Velieri, Ciattaia, prova il passaggio per Mariniello, la parata di Bordon, anzi cambiato portiere perché la parata è Franceschini adesso in porta. Ma c'è il 7 metri per Cingoli. Entra addirittura l'altro portiere per il rigore, il portiere, il numero 33 Galletti in porta. Bartolucci contro Galletti. Sara Bartolucci realizza la 13esima rete della Santarelli da 7 metri, non perdona. E quindi gol del 13-20, meno 7. Bernabei, squizzato. Bernabei. Cambia dove c'è Milkovic, Bernabei per squizziato, Bernabei, Milkovic, squizziato, ancora per Milkovic, passaggio dove c'è Gottardo, squizziato, si gira bene Bernabei con un no look, il passaggio verso la numero 2, Guidi che però sbaglia e allora può ripartire la Santarelli con Bartolucci, Ciattaglia, Velieri, bella finta, il passaggio verso Sara Bartolucci. 9 metri per la Santarelli. In questo inizio di secondo tempo mister Nasta ha fatto rifiatare un po', diciamo, le titolari, sono entrate in campo quasi tutte le seconde linee, il punteggio è 20-13, adesso murato il tiro di Ciattaglia che riprende però per Mariniello. Atterrata Mariniello, cioè questo era un 7 metri perché il difensore aveva difeso in aria strattonando Mariniello, non è stato così per i direttori di gara. Adesso murato ancora il tiro di Ciattaglia, contropiede, lancio millimetrico per il numero 3 Gottardo che non perdona e va a realizzare la rete numero 21, la seconda personale. Entrambe in contropiede sul lancio millimetrico del portiere Franceschini. A te Giacomo. Ristabilito il più 8, in cui si era conclusa la prima frazione. Velieri verso Sala Bartolucci, Mariniello, Mariniello per Velieri, Velieri verso Ciattaglia, ancora Velieri, prova a smarcarsi, c'è il fallo, quindi 9 metri. Mariniello, Velieri, torna da Ciattaglia. Ciattaglia, bello questo strappo, prova il tiro, c'è la traversa ma si guadagna anche il fallo. Bella azione personale da parte di Chiara Ciattaglia che con l'assenza di Sofia Cipolloni si deve prendere un po' per mano la squadra. Ciattaglia verso Velieri, bella finta di Roberta Velieri, poi atterrata. Ancora 9 metri per la Santarelli, se ne incarica Mariniello. Ciattaglia, Velieri, ancora per Ciattaglia. Prova a incunearsi, la lascia a Velieri, prova il sottomano, la parata del numero 1 Franceschini su questo sottomano di Velieri. Riparte il Pontina con Bernabei che prova addirittura il tiro ma è bloccata dalla difesa. 9 metri per il Pontina. Bello verso squizzato. Squizzato verso il numero 10 Conte che però non riesce a controllare bene il pallone, fortunatamente c'è la numero 7 Milkovic, passivo intanto per il Pontina, fischia l'arbitro e allora si può ripartire per la Santarelli con questo possesso palla. Cingoli potrebbe approfittare per rientrare un po' in partita ma è sempre a meno 8, molti errori anche da parte delle giocatrici di casa che si riportano in attacco adesso con Ciattaglia, Velieri. Qui c'è il fallo di squizzato, di 9 metri per la Santarelli. Mariniello verso Ciattaglia, Ciattaglia per Sara Bartolucci, Velieri, Ciattaglia, Ciattaglia cambia ancora per Bartolucci, Ciattaglia, Velieri prova a muoversi, il passaggio per Sara Bartolucci, il gran gol di Sara Bartolucci, 14-21, meno 7.
Bella la conclusione del numero 3 del Cingoli, che ha infilato il portiere Franceschini nell'angolino alto alla sinistra del portiere. 15-21, Pontini in attacco. Conte, squizzato. Cambia tutto dove c'è Milkovic, ancora squizzato. Conte, squizzato. C'è un fallo. Va a battere il numero 11, Bellu. Conte, squizzato, il passaggio per Milkovic, prova il tiro, bella parata di Battenti. Sara Bartolucci salva e allora può ripartire Cingoli. Velieri, Bartolucci, Ciattaglia verso Velieri, Velieri ancora per Ciattaglia, corridoio, e riesce a segnare il 15-21, sì, gol di Ciattaglia. Qui c'è un fallo in attacco da parte del Pontini. Sì, c'è uno sfondo di Conte, prima bella la rete, un inserimento di Chiara Ciattaglia dalla posizione centrale, è andata ad accorciare ancora le distanze. Adesso il mini break del Cingoli di 2-0, che si porta a meno 6 dal meno 8 iniziale. Adesso c'è un'interruzione da parte del commissario che è andato a richiamare gli arbitri, non sappiamo il motivo. Dicevamo 21-15 per il Pontinia, adesso non so se c'è un'ammonizione o non so cosa per il Giovanni Nasta, che ha chiesto delucidazioni. Non riusciamo a capire cosa sia stata questa interruzione, a che motivo sia dovuta. Comunque riprende il gioco con Bartolucci, adesso Ciattaglia, Velieri, il giro palla tra le tre giocatrici, ancora Ciattaglia per Velieri, passaggio all'ala per Lenardon che ci prova sul primo palo ma Franceschini para. È tutto come prima, 21-16 forse è stato corretto il punteggio. Cingoli quindi che si è portato a meno 5. Adesso c'è un time out chiesto dal mister Nasta del Pontinia. Cingoli che con un mini break di 3-0 si è riportato da meno 8 a meno 5. Siamo pronti a riprendere il gioco. Santarelli Cingoli 16, Pontinia 21. Riprende il gioco. Poi in questo istante Guidi, squizzato, numero 9, appena entrato in campo da Di Prisco verso Milkovic. Di Prisco, squizzato, Milkovic ancora per squizzato verso il numero 9, poi lascia Guidi e segna il gol numero 22 per il Pontinia. La prima rete di Asia Guidi, numero 2 del Pontinia, con un tiro proprio sopra la testa del portiere che è Battenti, che nulla ha potuto. 16-22 adesso, Pontinia più 6. 9 minuti di gioco qui al Palaquaresima di Cingoli. Velieri, fallo su di lei, quindi c'è un 9 metri in favore della Santarelli. Mariniello verso Ciattaglia, Ciattaglia per Sara Bartolucci, ancora Ciattaglia, Velieri, ancora per Ciattaglia, Ciattaglia per Sara Bartolucci, lascia a Cristina Lenardon, c'è la parata però del portiere ospite. Squizzato, prova in contropiede, si libera bene, il passaggio verso la numero 11,
Bello, c'è il fallo della difesa del Cingoli, 9 metri. Peccato le ultime due conclusioni dall'ala di Cristian Leardon, ha visto le altrettante parate del portiere Franceschini, quindi il Pontini mantiene sempre le 6 reti di vantaggio e adesso è in attacco. Riparte Pontinia con Bellu per Milkovic, verso Squizziato. Squizziato prova a fare tutto da sola, ci riesce, si riporta a più 7 il Pontinia con questo gol di Squizziato. Prima rete anche per Squizziato, che quindi si aggiunge sul tabellino dei marcatori della propria squadra. Santarelli adesso in avanti con Leonardon. Sara Bartolucci, Ciattaia, da Verieri, ancora Ciattaia, lascia Mariniello, Mariniello per Verieri, prova a smaccarsi, la lascia a Bartolucci, c'è la parata di Franceschini, allora può ripartire subito il Pontinia perché c'è uno sfondo della Santarelli. Squizziato, Guidi, ancora Squizziato, si ferma, fallo di passi, allora riparte la Santarelli. Attenzione, c'è un, viene interrotto il gioco, ammonito l'allenatore ospite, ovvero Giovanni Nasta. Siamo pronti a riprendere il gioco, vediamo. Ciattaia verso Velieri, ancora per Ciattaia, Cingoli alla ricerca di un gol per accorciare. Velieri, Ciattaia, Sara Bartolucci, ancora per Ciattaia, Velieri, Ciattaia lascia Mariniello, Mariniello torna da Sara Bartolucci, ancora per Ciattaia, Velieri prova a liberarsi, lascia Sara Bartolucci, ancora per Ciattaia che prova il tiro ma c'è il fallo e quindi c'è 7 metri. C'è un 7 metri e i 2 minuti al numero 9 del Pontini a Francesca Di Prisco. 7 metri che si appresta a battere come sempre Sara Bartolucci. Vediamo Sara Bartolucci dai 7 metri, la parata, la palla rimane lì, poi viene bloccata e c'è il 9 metri per Cingoli. Faris, Ciattaia, Bartolucci, ancora Ciattaia, Velieri, Ciattaia, Bartolucci, il tiro e il gol. Il portiere non è riuscito a parare al meglio, quindi Sara Bartolucci ha segnato il 17esimo gol per Cingoli, meno 6 adesso. Pontinia che riparte, Squizziato, Barboso, Milkovic, Barboso per Squizziato, Barboso, Milkovic ancora per Barboso, si ritorna da Milkovic, Squizziato prova a coordinarsi, fa tutto da sola, poi guadagna un 9 metri e c'è il 2 minuti per Fatima Faris. Metri per il Pontinia che viene fatto ribattere. Barboso, Squizziato prova a incunearsi e c'è un altro fallo della Santarelli, questa volta il 2 minuti andrà a Caterina Mariniello. 7 metri per il Pontinia, doppia inferiorità per il Cingoli. In due azioni la Squizziato ha causato le due esclusioni del Cingoli e adesso c'è anche il 7 metri che si appresta a battere la Barboso. Intanto è entrata in porta Margherita Danti per il Cingoli. Barboso contro Danti, si aspetta il fischio dell'arbitro, va Barboso, prima finta e c'è Margherita Danti che riesce a prendere il 7 metri di Barboso, brava la numero 1 della Santarelli, con uno stop di piede è riuscita a parare il 7 metri. Riparte Cingoli, Ciattaia, Velieri, Velieri torna da Ciattaia, Sara Bartolucci, Leonardon, Ciattaia,
ancora Roberta Velieri per Chiara Ciattaia, Bartolucci, Cingoli, ricordiamo, in doppia inferiorità numerica. Con il passivo adesso Velieri prova il tiro, parato, si riparte da Franceschini, Barbosu, squizzato, azione veloce del Pontinia, la palla arriva a Guidi e c'è addirittura il gol sotto le gambe di Ilenia Vattenti, 17-24. Ammonito anche Nicolas Analla, probabilmente riparte la Santarelli sotto di 7 reti. Ciattaia, Velieri, Ciattaia verso Bartolucci Sara, Lenardon palleggia, perde pala e purtroppo c'è l'infrazione. Allora riparte il Pontinia, Barbosu, Guidi, squizziato, Mirkovic ancora per squizziato, palla al numero 9 di Prisco, Mirkovic, Di Prisco, squizziato, ancora per Di Prisco, Mirkovic trova la compagna, ma c'è un'invasione da parte della numero 3 Gottardo e allora si riparte con il possesso della Santarelli, che però è sotto nel punteggio di 7 reti. Ciattaia, Velieri, ancora Ciattaia, torna da Sara Bartolucci, Lenardon, recupera un giocatore la Santarelli, Faris, Bartolucci, Lenardon prova a incunearsi, lascia Sara Bartolucci, ora c'è parità numerica perché rientra in campo anche Francesca Cristalli. Intanto per il Cingoli sono rientrate le due giocatrici, quindi ristabilita parità numerica, 17-24, Pontinia più 7 a metà del secondo tempo qui al Pala Quaresima di Cingoli. Qui c'è un fallo del Pontinia, allora si parte con 9 metri della Santarelli. Ciattaia per Bartolucci, prova il passaggio a Faris, nulla di fatto, c'è un fallo e allora riparte subito, brava qui Francesca Cristalli sul lancio del portiere a deviare il pallone, a mettere in corner. Squezziato, Di Prisco, Mirkovic ancora per Di Prisco, squizziato, Di Prisco palleggia, prova a fare da sola, bravissima, 17-25 Di Prisco. Cingoli riparte subito ma perde palla e allora riparte il Pontinia. Guidi, Vattenti riesce a dire di no, rimessa laterale per il Pontinia. Gottardo, Mirkovic, Di Prisco, squizziato, Di Prisco torna da Mirkovic, Mirkovic per Di Prisco, dall'altra parte c'è sempre squizziato, passata da pivot a terzino, guida sola il tiro, gol, 26esimo gol del Pontinio, ancora Guidi. E qui c'è il time out chiamato da Nico Nalla per raccogliere un po' l'idea di una Santarelli che si è perduta anche in questo secondo tempo. Ascoltiamo il time out delle due squadre. È successo esattamente come nel primo tempo, con un break di 3-0 che ha aperto un po' le porte della fuga del Pontinia, che adesso si ritrova a più 9. Cingoli che si era riportata sotto addirittura a meno 5, poi è stato la nuova fuga, diciamo, del Pontinia. Se vediamo la Santarelli cosa riuscirà a costruire in questi ultimi 14 minuti di gioco. Velieri verso Cristalli,
stalli per Velieri. In mezzo c'è Sara Bartolucci, va verso il terzino Ciattaglia, all'ala c'è Lenardon. Ciattaglia, Bartolucci, Velieri, Velieri per Faris, ancora Ciattaglia. Velieri prova a incunearsi il passaggio per Ciattaglia, che prova il tiro ma c'è il fallo, quindi 9 metri per la Santarelli. Velocemente Faris si occupa di battere il 9 metri, Ciattaglia, Bartolucci, ancora per Ciattaglia, Velieri, Ciattaglia, Bartolucci, c'è ancora Ciattaglia, passaggio per Velieri, Velieri torna alla sala Bartolucci che tira ma la palla finisce in orbita, nulla di fatto, continua in avanti con Di Prisco, Milkovic, Di Prisco, il contropiede, prova a far tutto da sola, c'è il fallo. E adesso nelle file il Cingoli si sta facendosi notare la stanchezza, la mancanza di rotazioni da parte di mister Nalla, l'assenza di Torelli e Cipolloni si iniziano a farsi sentire, quindi il punteggio si sta un po' prendendo dimensioni ampie, molta stanchezza nelle file il Cingoli, conclusioni sbagliate da parte dei giocatori Analla, e il Pontinia sta più 9 dopo 18 minuti di gioco, 12 al termine qui al Pala Quaresima di Cingoli. Possesso della Santarelli con Lenardon, torna da Ciattaglia, Ciattaglia verso Velieri, prova a incunearsi, c'è il fallo, 9 metri in favore della Santarelli, nessun provvedimento disciplinare, anzi c'è il 7 metri, lo andrà a battere Cristina Lenardon, quindi si cambia da Bartolucci a Lenardon. Parziale di 17-26, Lenardon contro Franceschini, vediamo, e Lenardon segna il gol del 18-26. Riparte Pontinia. Prima rete di Cristina Lenardon su rigore in questo secondo tempo. Pontinia è comunque, continua ad avere un margine rassicurante, un più 8. Di Prisco prova a incunearsi, c'è il fallo di Mariniello, allora 9 metri, viene fatto ribattere Poddu, Di Prisco, Bello scusate, Di Prisco, Conte prova il tiro, la palla dopo la deviazione finisce fuori, c'è il corner per Pontinia, lo va a battere Guidi. Guidi cambia dove c'è Bellu, Di Prisco prova centrale, palla per Guidi che riesce a segnare il gol numero 27 del Pontinia, 18-27. Più 9 ristabilito da parte della squadra ospite. Ciattaglia verso Lenardon, Lenardon toglie da Ciattaglia, Velieri, Velieri per Ciattaglia, prova il tiro, palla deviata, quindi c'è il corner anche per la Santarelli. Paris, Ciattaglia, Velieri, prova il tiro, la parata da parte di Franceschini, doppia parata di Franceschini dopo il tentativo di Cristalli, allora può ripartire il Pontinia con Conte, atterrata da Mariniello. 9 metri per la squadra ospite. Fermato il tempo. Si riprende. Di Prisco. Milkovic, Di Prisco. Conte prova a fare tutto da sola ma fa sfondo e quindi riparte la Santarelli con battenti. Verso Ciattaglia, Ciattaglia per Velieri. Palleggio, torna da Ciattaglia, Ciattaglia per Lenardon, il tiro, il palo di Lenardon, secondo palo personale per lei. Pontinia può ripartire, Milkovic, Di Prisco, Conte, Guidi, ancora per Conte, Di Prisco, Milkovic, Di Prisco. Si torna da Conte, Conte per Di Prisco, Di Prisco torna da Milkovic, Di Prisco, Conte,
gestisce ora il parziale la squadra laziale di Prisco, verso Conte che tira, palo di Conte. Allora può ripartire la Santarelli con Mariniello verso Velieri, bloccata. Allora c'è la ripresa del gioco da parte della Santarelli. Velieri, Chiara Bartolucci appena entrata, Ciattaia, Lenardon, palleggio, lascia Ciattaia per Velieri. Velieri passa a Faris che viene però tirata per la maglia, quindi c'è il fallo per la Santarelli. Velieri, Ciattaia, Lenardon prova per Mariniello, ancora un fallo per la Santarelli. Mariniello per Ciattaia torna da Lenardon. Ciattaia, saggio verso Faris. Cingoli che sta giocando con il doppio pivot, ancora un fallo. Ora si dovrà velocizzare il gioco da parte della Santarelli per evitare il passivo. Lenardon, c'è un time out chiamato dalla Santarelli Cingoli. Sì, un time out provvidenziale, questo chiesto da mister Analla, che ha visto un po' le sue ragazze in difficoltà, due tentativi di passaggio al pivot non riusciti, quindi il braccio del passivo degli arbitri, e quindi ha chiamato un time out adesso per riorganizzare un po' le idee. Mancano circa 8 minuti al termine di questo incontro, il Pontinia è più 9, 18 a 27. Vediamo cosa ci riserveranno questi ultimi minuti di gioco, se il Cingoli riuscirà un pochettino a rientrare in partita oppure... comunque mantenere il vantaggio acquisito finora. Riparte tra poco, ripartirà il gioco. C'è un 9 metri in favore del Cingoli. Analla avrà spiegato i movimenti da fare per questo attacco. Vediamo se le ragazze riusciranno a concretizzare questa azione. Prova il tiro. Allora la prende Lenardon per Ciattaia. Si cambia gioco dove c'è Velieri. Velieri ancora da Ciattaia. Cristina Lenardon, Chiara Ciattaia, ancora Cristina Lenardon, il palleggio, ancora lo scarico per Ciattaia, poi verso Velieri, Velieri per Ciattaia, si liberano bene, Cristina Lenardon colpisce l'ennesimo palo, peccato ancora. Bellissima azione in pista della Santarelli, è mancato solo il gol. Dall'altra parte c'è la numero 23 che non sbaglia dall'ala ed è il 18-28 più 10. Per la prima volta in questa partita da parte della numero 23, anzi scusate, numero 33 Galletti, no, numero ci è sembrato la 23 ma non riusciamo a trovarla. Allora prova il tiro attraverso la 18 taglia, no, è stato il gol, era di Rueda, numero 29. Riparte la Santarelli, Cappelli. Bella la finta di Velieri che viene anche atterrata, e quindi c'è il 7 metri. Lo andrà a battere Cristina Lenardon. Lenardon contro Franceschini. Gol di Cristina Lenardon, numero 19, 19-28, si riporta a meno 9 la Santarelli. Sono tante le reti di svantaggio e la partita probabilmente andrà avanti con questa differenza. Ciprisco, Milkovic, il gol, gran gol di Conte, numero 29. Conte riesce a segnare ancora il più 10.
Quindi anche Conte a bersaglio sul tabellino dei marcatori, prima rete del numero 10 del Pontinia, adesso il Cingolo in attacco, nel frattempo è entrata Eva Cappelli all'ala e la Mariniello che trova il varco giusto e accorcia Caterina Mariniello per il Cingoli. Dall'altra parte c'è Rueda che segna il gol numero 30 per la sua squadra, 20-30. Può ripartire la Santarelli. Chiara Bartolucci verso Velieri per Ciattaglia. Cappelli, ancora Ciattaglia, passaggio per Cappelli che finisce a terra, quindi c'è il 7 metri in favore del Cingoli. Lo va a battere Cristina Lenardon, sua la responsabilità. Vediamo Lenardon, 7 metri e la parata della numero 33 Galletti. Pontinia che rimane a più 10. Conte, Guidi, ancora per Conte. Di Prisco, Conte per, ancora per Di Prisco, Milkovic, Di Prisco, saggio per Conte, ancora Di Prisco. Bello, Conte prova a fare tutto da sola e guadagna il 9 metri. Milkovic prova il tiro, finisce fuori. Doveva arrivare a ripartire Margherita Danti verso Chiara Ciattaglia. Palleggio, Ciattaglia guadagna campo, lascia Velieri. Velieri non sa chi darla, allora torna a Ciattaglia. Cappelli ancora per Ciattaglia, verso Capitan Cappelli che tira e segna il gol numero 21 della Santarelli, primo gol per Eva Cappelli. Conte, Milkovic, il tiro e questa volta riesce a segnare il gol numero 31 Milkovic. Ciattaglia, Cappelli ancora per Ciattaglia, passaggio verso Velieri che sbaglia il controllo, allora può ripartire Pontinia con Conte. C'è l'infrazione di Conte, allora riparte la Santarelli che è ora in attacco con Faris per Chiara Bartolucci verso Piattella appena entrata. Ciattaglia, Cappelli ancora per Ciattaglia verso Piattella. Piattella trova Chiara Bartolucci, Piattella per Ciattaglia, passaggio verso Faris che viene un po' trattenuta e quindi c'è il 9 metri in favore del Cingoli. Faris, Piattella, ancora la Santarelli col doppio pivot. Piattella, passaggio verso Chiara Bartolucci, ancora un fallo, 9 metri. Piattella, Ciattaglia, Cappelli ancora per Ciattaglia. Ciattaglia, passaggio verso Faris, la parata di Galletti, ma c'è un 7 metri in favore della Santarelli per il fallo di Di Prisco su Faris. Questa volta va a battere 7 metri Chiara Ciattaglia contro Galletti, vediamo. E questa volta Chiara Ciattaglia riesce a segnare gol numero 22, meno 9 del Cingoli a ormai 2 minuti dalla fine, poco meno. Conte, Di Prisco, ancora per Conte. Milkovic, Conte, Di Prisco, Guidi, Conte, Di Prisco prova a liberarsi, resiste la difesa, quindi c'è un fallo, 9 metri, un minuto e mezzo dalla fine, 22-31. Conte, Di Prisco, ancora per Conte che tira, brava Danti a respingere. Piattella, Sara Bartolucci appena entrata a posto di Ciattaglia. Piattella, Chiara Bartolucci, la palla finisce a Sara Bartolucci. Cappelli, Bartolucci verso Piattella, all'ala dove c'è Chiara Bartolucci ma deve tornare indietro da Piattella. Piattella per Sara Bartolucci, serve Cappelli, Cappelli per Piattella, un minuto alla fine. Cappelli, Francesca Piattella,
Si libera bene, prova il tiro, ma c'è la parata del portiere. Grande il lancio verso Guidi, c'è il fallo. La palla ha toccato i piedi di Guidi, quindi si riparte il possesso della Santarelli. Una delle ultime azioni della gara. Piattella. Chiara Bartolucci, torna da Piattella. Sara Bartolucci, Cappelli. Ancora per Sara Bartolucci, si ritorna da Piattella. Chiara Bartolucci, palleggio, Piattella. Prova a fare tutto da sola, c'è la parata di Galletti, ancora il lancio per Guidi, Guidi da sola, Guidi, la parata di Danti, bellissima questa parata sul contropiede, evita il passivo ancora peggiore, ultimi secondi, finisce qua la sfida del Palaqualesima. Risultato finale dunque, Santarelli Cingoli 22, Pontinia 31. La vittoria è meritata per la parte della squadra laziale, la Santarelli Cingoli che purtroppo ha sentito le assenze pesanti di Cipolloni e Torelli. Qui dal Palaquaresimo è tutto, da Giacomo Rasselli e Mirko Mazzieri. Ciao Mirko. Un saluto a tutti, a risentirci la prossima gara in casa, sempre qui della Serie A Beretta Femminile, sabato prossimo per Santarelli Cingoli Nuoro. A tutti un saluto e arrivederci. Arrivederci a tutti.